Serata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ricordi che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. La sera, come sapete, stiamo leggendo fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e del paganesimo politeista. Stacco i telefoni, così non c'è problemi. I telefoni li riattacco quando avrò finito di leggere alcune pagine. Prima però di leggere fenomeni di premorte, voglio ricordarvi ancora una volta la conferenza che sarà tenuta da Mauro Grazia Dei a Crespano del Grappa, venerdì 19 novembre alle ore 20:30. La filosofia trialistica tratta. In sintesi dice: esiste il bello e il brutto, il buono e il cattivo, la destra e la sinistra, il credente e l'ateo, la Coca-Cola e la Pepsi Cola, ma noi andiamo oltre. Questa è la presentazione della conferenza di a Crespano, alla biblioteca di Crespano del Grappa, il giorno 19 novembre alle 20:30, tenuta da Mauro Grazia Dei. Pertanto, se qualcuno vuole ascoltarsi qualcosa di nuovo e di diverso, può tranquillamente venire, l'ingresso è libero e le persone sono sempre bene accolte. Vabbè, detto questo, riprendiamo invece la sera, la trasmissione della serata, che è i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. In pratica è la sintesi, i fenomeni di premorte è la sintesi della conferenza tenuta dal giornale di Misteri a San Marino il 16-18 marzo 1997. Stiamo leggendo il commentario di alcuni relatori. Abbiamo letto Roberto Lil Morris, che è alla cattedra di parapsicologia di Edimburgo. Abbiamo letto Renzo Rosin, che è un psicologo psicosintesi educativa. Abbiamo letto un tale Giorgio Di Simone, che è un parapsicologo. E adesso passiamo a leggerci Adolfo Morganti. Adolfo Morganti è un psicologo che aderisce al CRIS di Bologna, pertanto è quello che una volta sarebbero stati gli inquisitori, i cacciatori di eretici, quelli che bruciavano le streghe, quello che dovevano distruggere la vita. Oggi si chiama CRIS, si chiama CIS, si chiama ARIS, si chiama in vari nomi, e hanno il compito di distruggere per impedire che le persone esprimino il proprio pensiero, pensando alle persone, cioè il loro concetto di persone, che le persone siano delle handicappate, siano delle bestiame di un gregge che Dio gli ha dato e che nessuno gli può togliere. Ed è un'attività estremamente devastante dal punto di vista sociale perché cerca di impedire lo sviluppo del dibattito, lo sviluppo della discussione, lo sviluppo del modo di essere, e tenta di ingrigire tutto. Naturalmente oggi fanno questo, una volta bruciavano le persone, cioè la forza che però sposta questo è esattamente la stessa, non è diversa. La relazione di Morganti viene commentata molto lungamente, nel senso che sono parecchie pagine. Perché questo? Perché Morganti espone un punto di vista della Chiesa Cattolica che è abbastanza contrario al nostro, cioè che è in opposizione al nostro e che viene commentato molto duramente, mentre un'esposizione scientifica più di tanto non la commento, perché se l'osservazione scientifica è sperimentale e davanti alla sperimentazione, vabbè, si può mettere in discussione i criteri della sperimentazione, però i dati ci sono, magari si può commentarli se si fanno esperimenti analoghi. Cioè, davanti alla sperimentazione c'è poco da dire, cioè bisogna prendere atto dei risultati. O magari si può mettere in discussione come sono stati ottenuti, che effetti sono stati dati, però la sperimentazione dà risultati. Mentre invece Morganti della sperimentazione non gliene frega assolutamente niente, a Morganti gli interessa distruggere i risultati della sperimentazione, cioè gli interessa dire: no, è il Dio padrone, il centro delle cose, per carità, non stiamo a dire robe diverse da quelle che dice la Chiesa Cattolica. Pertanto il commento a Morganti è piuttosto lungo. Io ne farò 5 pagine e lo concluderò la prossima volta. Pertanto, leggiamoci un attimino cosa dice sto
Adolfo, cioè come commentiamo l'intervento di Adolfo Morganti. Morganti presenta una relazione partendo dal punto di vista teologico-cattolico, un punto di vista che ci permette di chiarire i metodi coercitivi e i punti di vista con cui la Chiesa cattolica tenta di bloccare ogni cosa si presenta all'essere umano per impedirgli di cogliere dall'albero della vita eterna. L'uomo è come l'uomo è, così dice Morganti. Con questa affermazione introduce il suo intervento. Questa affermazione introduttiva è importante in quanto rivela, introducendola, tutta la sua paura nell'affrontare il mondo. Morganti non si è trasformato, non è divenuto, il suo antenato non è uscito strisciando dal brodo primordiale, non ha trasformato Giove per rendere l'oggettività più funzionale allo sviluppo dell'essere natura. Morganti è creato da un Dio pazzo, a sua immagine e somiglianza, perfetto ad imitazione perfetta del Dio e della sua creazione. Dal suo punto di vista, nessuno può avere delle esperienze diverse da quelle che ha lui, se non seguendo il suo pazzo cervello, come spesso recitavano i tribunali dell'Inquisizione davanti a chi non si può difendere. La sua prima preoccupazione non è quella di affrontare le tematiche manifestate, né quella di analizzare il problema, ma è quella di porre, attenzione fra virgolette, i paletti concettuali utili ad una migliore comprensione dei dati. In altre parole, la migliore comprensione è l'arte attraverso la quale non comprendere. È l'imposizione di una pretesa verità, sia in essere che metodologica, entro la quale costringere la formazione del giudizio. I dati parlino da soli, dice Morganti. I dati come oggettività in sé, come espressione del creato e non come espressione dell'essere umano e del suo divenuto. C'è una verità con la V maiuscola, con la quale confrontare la visione del mondo da parte dell'osservatore. In altre parole, c'è una verità alla quale sottomettere la visione del mondo dell'osservatore. Esistono fatti oggettivi in sé ed esistono delle interpretazioni soggettive dei fatti. Questo è inverificabile. Ciò che non esiste è una verità a priori alla quale piegare i fatti e le interpretazioni dei fatti. Esistono situazioni, cose e metodi in cui il fenomeno ha una sua oggettività in quanto si presenta uguale ad ogni singolo osservatore. Esistono situazioni, in modo particolare quelle legate alla percezione soggettiva generata all'interno del processo di trasformazione dell'individuo, in cui l'oggettività del dato è investito dai caratteri soggettivi e interpretativi con cui il fenomeno si presenta al soggetto stesso. In altre parole, parafrasando un povero pazzo, non è ciò che esce dall'uomo che danneggia l'uomo, ma è quanto all'uomo viene imposto per distruggere il cammino delle sue trasformazioni a danneggiarlo. Galilei, Newton e Cartesio erano nel vero, in quanto esercitavano la ricerca, mentre era nella menzogna chi intendeva risolvere quella ricerca in una verità precostituita, il cui scopo era distruggere la libertà di espansione degli individui. In questo sta l'errore. Quali sono le esigenze che pone Morganti partendo dal suo punto di vista? Lo scopo quindi, dice lui testualmente, lo scopo quindi di questa breve relazione è prima di tutto l'indicare in modo forzatamente sommario come evitare gli errori e i fraintendimenti più marchiani che naturalmente di maniera quasi forzata, partendo da una concezione sbagliata perché irrealista dell'uomo, si producano e storpiano la vocazione umana alla comprensione del vero. Ecco come esprime il possesso del vero da parte di alcuni e altri che impediscono agli uomini di comprendere quel vero. Il vero non viene inteso perché il demonio o chi è ispirato dal demonio lo impedisce. In sostanza, il possesso da parte sua della Chiesa Cattolica della verità deve essere opposto all'azione di altri che impediscono agli esseri umani di inginocchiarsi davanti alla loro verità. Questo ha giustificato le stragi in ogni cultura, da parte di ogni religione rivelata, i roghi dell'Inquisizione, i campi di sterminio nazisti e le altre stragi da cui ancora oggi i cattolici traggono ragione di essere. Morganti vede lo sviluppo della filosofia moderna verso il nulla, il nichilismo, e pone questo inizio in Cartesio, che, secondo Morganti, alla concezione umana oppone qualcosa che si espande e qualcosa che pensa, fatto di scopo e ragione. Secondo Morganti, questo fare cartesiano
collocando il tutto nella ghiandola pineale, ha dato il via ai deliri dell'idealismo e del volontarismo di Stirner. Appare evidente la difficoltà di Morganti di comprendere uno schema astratto. La difficoltà sta nel ricondurre quello schema alle funzioni coercitive della verità assoluta di cui è portatore. Lungi da me il voler accettare questo o quello schema filosofico, constato come un detentore di verità assoluta sia sempre disturbato quando si presenti chi propone cose diverse. La diversità fa impazzire chi dalla verità assoluta a priori trae la propria ragione di essere. Tutte le telefonate di insulto di oggi appartiene a questa lettura. Non è la verità che rende liberi, ma è il percorso di libertà che raggiunge stadi diversi di verità a seconda dello sviluppo della libertà soggettiva. È partendo da questa paura che Morganti formula la menzogna. Dice testualmente: non sorprende quindi che la cultura moderna sia stata la cultura del rifiuto reiterato e disprezzato della concretezza della morte. È menzogna, in quanto la cultura moderna non è la cultura del rifiuto della morte, ma è il rifiuto dell'uso della morte come strumento coercitivo e di dominio della Chiesa Cattolica. Le cose sono diverse. Il concetto sociale della morte condiziona l'esistenza umana. Se noi pensiamo alla morte come giudizio di un Dio, la sottomissione a quel Dio sarà il filo conduttore della nostra vita. Il problema posto dall'illuminismo era quello di liberare la vita dalla sottomissione alla paura della morte, in quanto giudizio di un Dio. Non è mai stato quello di definire la morte in modo diverso. Davanti al concetto cristiano della morte, gli illuministi si arrendevano. Gli illuministi si contrapponevano alla gestione della vita, cui il concetto di morte, gestito e determinato dal cristianesimo, imponeva. Davanti alla morte erano cristiani. Della morte ne avevano paura, in quanto educati ad aver paura e a temere il giudizio di un Dio che il cristianesimo imponeva loro fin da bambini. Davanti alla fede, la ragione degli illuministi era disarmata. I cristiani non agiscono attraverso i concetti, ma solo attraverso la ferocia con la quale si impongono e stravolgono il divenire dei bambini. Quanto esprime Morganti è paura mascherata da menzogna, il cui scopo è quello di stuprare gli esseri indifesi per metterli in ginocchio davanti a un Dio assassino, alla verità. Nell'ambito delle scienze umane ancora non ci si è liberati dalla coercizione religiosa cattolica. In compenso, un centinaio d'anni di lotte di liberazione sociale e sviluppo della ricerca volta al miglioramento delle condizioni di vita hanno cominciato ad inserire anche la morte come momento della vita. In altre parole, il momento della morte fisica è parte dell'intera esistenza umana e non un momento separato. Morganti a questo punto ci presenta una teoria bizzarra, secondo cui l'uomo è composto di corpo, anima e spirito, e il momento del concepimento è il momento in cui questo viene all'essere, mentre la morte è il momento in cui tutto questo si dissocia, dove il corpo torna alla polvere, mentre anima e spirito ritornano alla loro origine divina. Secondo Morganti, questa natura, che definisce organicamente complessa sintesi di immanenza e trascendenza, rende l'uomo, in quanto costruito, strano, si diceva creato, ma forse l'illuminismo ottocentesco, di cui Darwin è espressione, lo ha convinto che il termine non è appropriato. Chissà se il suo Dio creatore, i delegati del Concilio di Calcedonia non gli avrebbero dato dell'eresiarca. Ad immagine e somiglianza di Dio, baricentro dell'intero creato, il microcosmo che riflette l'origine e il destino del macrocosmo. È da ricordare come il Concilio di Calcedonia era intento a riaffermare il proprio potere coercitivo, specie nei confronti di Eutiche. L'elaborazione fantasiosa del Concilio di Calcedonia non era tesa a spiegare uno sconosciuto, ma a rafforzare il proprio potere dottrinale e temporale attraverso il quale esercitare la coercizione nei confronti degli esseri umani. I cattolici dovevano sottomettere i comandi sociali, re e imperatori, per costringerli a far propri e imporre la loro morale. Questo è tanto più vero se si ricorda che ad Eutiche, attraverso il Concilio di Efeso, era stata riconosciuta l'ortodossia della sua dottrina.
Serve affermare che il concilio di Efeso fu tenuto sotto pressione dell'imperatore, come tutti i concili cristiani, da quello di Nicea in poi erano sotto pressione imperiale. Al concilio di Calcedonia non interessava discutere la dottrina di Eutiche, ma usavano lo scontro contro Eutiche per riaffermare il proprio potere sull'imperatore. Ecco come l'imbecillità di una visione a priori condiziona e distrugge la ricerca, qualunque sia l'oggetto della ricerca. Il punto di partenza per i cristiani sono le determinazioni del loro Dio padrone, quel Dio che esiste soltanto come descrizione terrifica. Davanti a lui si costringono i bambini ad inginocchiarsi per costringerli ad interiorizzare la descrizione e a sottomettersi. A questa falsità che Morganti spaccia per verità, mentre l'umiliazione e l'assoggettamento è un dato reale, valutabile col metodo galileano e newtoniano, fa aderire l'uomo, in ultima analisi, proietta il proprio sentire e la propria condizione come creato d'immagine di Dio e dunque centro della creazione. Comunque Morganti non è creato, ma è un divenuto, e la forza in grado di determinare l'esistente, che lui chiama creato, altro non è che parte dell'esistente stesso. La forza che determina l'esistente si può alimentarla o distruggerla dentro se stessi. Pensarsi creati e momenti centrali della creazione è un modo per distruggerla. Il concilio di Calcedonia sparava stupidaggini attraverso le quali sottomettere gli esseri umani. La stupidaggine più grossa che ha sparato era quella della doppia natura di Gesù. Come si può affermare, se non come parto di fantasia volta a soddisfare il bisogno di distruzione degli esseri umani, che un Gesù inesistente è della stessa natura di un Dio inesistente? Si può farlo soltanto quando l'obiettivo non è quello di liberare gli esseri umani, ma quello di sottometterli come schiavi per soddisfare i propri bisogni depravati. Partendo da queste depravazioni, Morganti ne esprime un'altra ancora più perversa. All'atto del concepimento, corpo, anima e spirito vengono in essere. Vengono in essere come costituiti ad immagine e somiglianza di Dio. Abortire si abortisce Dio o la sua immagine. Da qui il desiderio reale, che è quello della distruzione della volontà soggettiva. Distruggere le determinazioni degli esseri umani attraverso la costruzione e l'assoggettamento alla costruzione, fra virgolette, di Dio, la morte, per conseguenza, diventa un diritto di Dio nell'appropriarsi, nel riappropriarsi della trascendenza. Nella costruzione di Morgante, all'essere umano non resta nulla. L'essere umano deve essere assoggettato a Dio, di cui è proprietà. Beh, il pazzo di Nazareth dice lo stesso, Dio gli ha dato le pecore e nessuno gliele può togliere, no, è roba sua. Di cosa sia composto l'essere della natura? Possiamo parlarne e definirlo con molti nomi, a seconda delle considerazioni che intendiamo fare. In secondo luogo, non esiste nessuna differenza nei riguardi della morte del corpo fisico fra gli esseri della natura, se non per le specificità con cui affrontano la vita. Infine, la vita dell'essere della natura è un'opportunità per sviluppare il proprio corpo luminoso, un'opportunità che in qualunque momento, sia per cause accidentali, si può troncare. Non esiste una cosa che dà potenza va in essere. Esistono dei percorsi di formazione della coscienza individuale che, in quanto esseri della natura, attraversano delle fasi di trasformazioni materiali, la cui funzione è quella di arricchire il corpo luminoso di cui ogni essere della natura è portatore. Le caratteristiche delle singole specie sono date dalle specificità scelte, dalle specifiche scelte di adattamento che hanno operato nel corso dell'evoluzione al fine di percorrere un numero sempre maggiore di mutamenti per diventare eterne, sviluppando al meglio il proprio corpo luminoso. Dare enfasi o importanza al concepimento, come viene fatto dai cattolici, è arte del trafficante di schiavi, che non vuole perdere i futuri schiavi per non sminuire il proprio guadagno. Tutto questo non ha nulla a che fare con la nascita e la morte, che sono attività magiche degli esseri della natura. Morganti ha paura, come tutti i monoteisti, che gli esseri umani scoprono che non solo non esiste un Dio che crea, o come dice Morganti, costruisce da un'altra parte, il mondo, ma è proprio il mondo, sono gli esseri di ogni tipo e di ogni specie, che praticando la loro volontà e le loro determinazioni, attraverso i mutamenti, costruiranno quella coscienza universale cui si possono dare tutti gli attributi che i cristiani attribuiscono al loro Dio.
La morte, in quest'ottica, altro non è che il trionfo di una vita attraverso la quale si è costruito il proprio corpo luminoso. Il successo, la meta, cui la nascita del corpo fisico agognava. Una vita passata in ginocchio porta alla distruzione dell'individuo e la paura per la morte e la disperazione per un accidenti, mi sto imbalbando tutto. Una vita passata in ginocchio porta alla distruzione dell'individuo e la paura per la morte e la disperazione per un'opportunità di eternità sprecata. La disgregazione di chi è vissuto in ginocchio. Siamo tutti creati da Dio, siamo tutti uguali, dice Morganti, sia chi è vissuto in ginocchio, sia chi ha percorso sentieri di libertà. Ci si disgrega in tempi e modi, non istantaneamente né automaticamente. Questo, dice Morganti, ha scoperto la parapsicologia. Sbagliato. La parapsicologia sta scoprendo che alcune persone al momento critico hanno un corpo di energia e altre persone non hanno un corpo di energia. Alcune persone hanno intrapreso cammini verso l'eternità, mentre altre persone non li hanno intrapresi, preferendo distruggersi in ginocchio davanti ad un inesistente Dio creatore. Veniamo al concetto di morte come Morganti vorrebbe che fosse. L'atteggiamento cristiano, dice lui, è sapersi corruttibili, traducendo, e sapersi disperati e impotenti davanti alla morte. Il cristiano percorre un cammino autodistruttivo, in quanto sottomesso al suo Dio e per conseguenza ai suoi rappresentanti in terra. Egli segue un percorso che attraverso la negazione del proprio divenire finisce per distruggere se stesso. Da qui il concetto della morte come disperazione, la morte come fine di tutto. Che il tutto finisca con la morte del corpo fisico, lo ritroviamo nel concetto di salvazione cristiana. Non c'è nulla dopo la morte, il presunto figlio dell'inesistente Dio fa risorgere i morti nella carne. L'unico concetto espresso dal cristianesimo è dunque la resurrezione della carne, ma senza il sesso, precisa Gesù nel suo scontro con i Sadducei. Tutto nella natura muore nella misura in cui nasce. Ciò che nasce muore, ma l'intervallo, la vita, è la possibilità di sviluppare il corpo luminoso, trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Il tutto muore, deve essere trasformato in ciò che nasce, può continuare a nascere. Per l'essere umano antico, la morte del corpo fisico era quasi sempre accompagnato dalla nascita del corpo luminoso. La morte era il mistero della nascita, non la paura della fine del tutto. Questa sarà introdotta dalle religioni monoteiste. Saranno le religioni rivelate, attraverso la distruzione del divenire umano, che faranno della morte un momento di paura e disperazione. Le tombe antiche contenevano posizioni fetali e altre cose atte a dimostrare il concetto della vita che prosegue. Per i cristiani c'è il nulla. Solo in un secondo tempo aggiungeranno l'inferno, il paradiso, il purgatorio, il limbo, ad imitazione dei greci, per avvicinare la promessa dell'avvento di un Gesù sulle nubi alla destra di un padre che doveva venire in quella generazione e invece ha mentito, come ha mentito in tutti i Vangeli ufficiali delle chiese cristiane e quella cattolica in particolare. C'è disperazione davanti alla morte, solo per quei cristiani per i quali vivere è stata una disperazione. Allora chiamano la morte perché metta fine alle loro angosce. La morte cancella ogni delirio di onnipotenza, dice Morganti, ma il delirio di onnipotenza è degenerazione dell'educazione cristiana, è sentirsi Dio, essere suo emissario, sentirsi demandato ed essere padrone della terra. Il delirio di onnipotenza è spacciarsi per figlio del Dio creatore, affermare le scelte di scendere dal cielo alla destra del Padre prima che passi quella generazione, è pretendere di cacciare gli esseri umani dal Tempio, è distruggere il fico che non si sottomette, è affermare di gettare le montagne in mare, eccetera, eccetera. Il delirio di onnipotenza appartiene a chi si identifica con Dio, padrone, non agli altri. Ma quali altri, se sono finiti sui roghi? Attenzione a quanto dice Morganti. La morte è quindi una soglia nel senso etimologico del termine, un passaggio stretto che separa il mondo del provvisorio e del limite da quello della luce divina e del giudizio personale che definisce in eterno il rapporto tra Dio e la singola persona. Il padrone dunque determina il rapporto, il mondo è un'esistenza provvisoria come lo era la pancia della madre.
ma nella determinazione del giudizio con Dio non interviene la volontà del soggetto di prendere a calci Dio, ma soltanto di usare la propria volontà per distruggere il proprio divenire in funzione del volere di un Dio padrone, come indicato dai suoi rappresentanti in terra. Mi sembra tutto piuttosto sciocco. A questo punto Morganti si getta a trattare la soglia prendendo spunto dalle varie esperienze NDE. NDE sta esperienze di premorte. Cosa prende in considerazione Morganti delle esperienze NDE, cioè di premorte? A. Modifica dell'usuale percezione dello spazio e del tempo. B. Ricapitolazione della propria esperienza di vita. C. Esperienze di luce, amore, comunione, di risveglio, di energia, di eternità. D. Percezione di viaggio fuori dal corpo, visione del proprio corpo. E. Percezione di una barriera invalicata che spesso coincide col ritorno in vita. Questi sono gli elementi su cui Morganti pone l'accento. La prima risposta che dà Morganti è quella secondo cui quelle elencate sono esperienze psichiche come risposte a particolari condizioni del corpo e della mente. Con questo si dice tutto e non si dice nulla. Anche l'esistenza quotidiana, quella che per Morganti è quella reale, nasce da una risposta della psiche alle mutate condizioni della sua relazione col corpo e con l'esterno, mentre eravamo feti. Ciò non deve sorprendere di Morganti, in quanto poliziotto del pensiero cattolico e l'assolutezza del proprio stato di essere in quanto emanazione del suo Dio. Il suo Dio è statico, dunque anche il suo essere è statico. La sua psiche non si adatta se non come allucinazione e dono del suo Dio. Gli stati alterati della mente sono comunque uscite dalla descrizione del quotidiano, di cui la ragione si impone come padrone. È proprio l'uscita, anche se il condizionamento educazionale continua a guidarla, è un'uscita del divino soggettivo nel divino dell'oggettività circostante. Elemento assurdo per Morganti, in quanto egli nega a priori il divino, in quanto l'esistente è espressione del suo Dio padrone. Per Morganti sono solo esperienze allucinatorie in contrapposizione ad un reale espresso dal quotidiano in quanto prodotto della creazione. La singolarità che Morganti riscontra è la scoperta dell'acqua calda ad opera di chi è stato addestrato a sottomettersi e fagocitare, facendolo proprio, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Egli scopre che elementi della NDE si riscontrano in stati alterati della percezione con esperienze spirituali. Cosa ne arguisce Morganti? È certamente una confusione che deriverebbe da un antichissimo errore antropologico come la confusione fra lo psichico e lo spirituale. A conferma di quanto asserisce, cita i messaliani. Li definisce eretici, che per un cattolico significa degni di essere bruciati, che consideravano l'alterazione dello stato di coscienza una prova del contatto vivente con la divinità. A parte quanto c'è da dire in proposito, c'è da affermare come le cose non stiano esattamente così. I messaliniani erano cristiani che avevano capito esattamente un passo del Vangelo, secondo cui era necessario cacciare il demone. Peccato che il demone altro non era che il divino che avevano dentro e che spingeva per crescere e per relazionarsi col divino circostante. La loro eresia non stava tanto nel tentativo di distruggere il Dio che cresceva dentro di loro, ma nel riconoscerne e definirne la presenza. Morganti scaccia l'esperienza messaliniana affermando che non esiste nessun tipo di relazione obbligata fra uno stato psichico qualunque e una determinata esperienza spirituale. Prova ne sia che le medesime esperienze alterate possono darsi spontaneamente o essere provocate in un contesto del tutto laico o casuale. Questa è la chiave per comprendere il discorso religioso del Morganti. Egli si chiede: che valore religioso ha un'esperienza di percezione alterata se non può essere controllata o determinata dalla struttura religiosa, dal comando sociale? Per Morganti, la vita è assoggettamento all'idea religiosa, alla religione, al comando religioso. Egli concepisce, come è stato educato a fare,
la religione come uno strumento per assoggettare. Per lui le esperienze di percezione alterata sono religiose solo in quanto determinate dal possesso degli individui da parte della struttura religiosa. Egli non pensa come la vita altro non sia che un sistema per incubare il proprio corpo luminoso. Egli non pensa alla vita come un processo di trasformazione continua. Morganti non vede la stupidità di quanto dice. Bene, arrivato a questo punto, io mi fermo per continuare di Morganti il prossimo giovedì. Perché? Perché il commento di Morganti è un commento piuttosto lungo, in quanto questo personaggio è un personaggio che è da mettere sullo stesso piano degli inquisitori che bruciavano vive le persone. Non c'è nessuna differenza. Differenti sono le condizioni in cui l'inquisizione si esprime, no? Quando leggiamo che Ratzinger è capo dell'ufficio per la fede, adesso non mi ricordo esattamente come si chiama quell'ufficio, e quell'ufficio è lo stesso ufficio che bruciava vive le persone, è la vecchia inquisizione che è stata chiamata in questo modo, cioè praticamente sono i guardiani dell'ortodossia, cioè quelli che invocavano la galera per chi non si poteva difendere, no? E Morganti cosa che fa? Fa un'operazione di questo tipo, cioè prende le esperienze NDE e deve piegare le esperienze NDE a quello che è il dettato della Chiesa Cattolica. Soltanto che non è possibile spiegare le esperienze di premorte, cioè le sensazioni di premorte, in termini cattolici, perché questa spiegazione non esiste. E allora, non essendo spiegabile in quei termini, c'è un solo modo per spiegarlo, cioè affermare che sono allucinazioni di uno stato psichico particolare della persona. E il fatto che lui affermi che alcuni effetti di questi ci sono anche in situazioni di concentrazione, situazioni di alterazione della percezione abbastanza comuni, questo è verissimo, non dimostra che questo non è vero, cioè che le esperienze di premorte non sono qualcosa di particolare. Dimostra soltanto che la possibilità di avere le stesse esperienze non è necessario avere un incidente stradale ed essere in coma, tanto per essere chiaro. Cioè il nostro corpo è in grado di riprodurre le stesse esperienze che ci hanno in alterazione della percezione NDE senza necessariamente andare in coma. E questo è dovuto attraverso cosa? Attraverso l'autodisciplina, attraverso la concentrazione, attraverso la pratica della stregoneria. Cioè col coraggio dello stregone potete avere praticamente tutte quelle esperienze senza necessariamente andare a sbattere con l'automobile e farvi un mese di coma. Bon, io ho riattaccato i telefoni 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo che questa è l'unica trasmissione di Radio Gamma e forse anche in tutta Italia dove il successo della trasmissione è determinato dagli insulti. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono Giovanni. Volevo sapere, l'altra settimana hanno fatto una manifestazione al Teatro Verdi che c'era Piero Angela, poi tutti, diciamo, i loro fautori così. Perché sì? Voi non c'eravate a controbattere un po' tutta la tesi che dice Piero Angela che non esiste niente, che non c'è niente. Stai sbagliando? Pronto? Sì, mi senti? Sì. Ecco, stai sbagliando. Perché? Perché è vero che noi non c'eravamo, ma noi avevamo organizzato qui in radio una conferenza del tipo stregoneria, paganesimo politeista, stupro e pederastia, e abbiamo mandato le email a tutti i centri del CICAP, sì, avvertendoli che c'era questa conferenza qui in radio. Sì, ma almeno una sera, la conferenza quando l'avete fatta poi? Sabato sera. Ecco, potete venire venerdì allora, no? Sì, ma il problema è questo, è che io... Non è mai possibile che ogni volta a fare una cosa o l'altra dovevate essere presenti? E perché dovevamo essere... dovevamo essere presenti, no, su delle cose che noi condividiamo? Cioè, quello che noi condividiamo del CICAP è la messa in discussione di tutta la truffatura che c'è in giro, cioè di tutti gli imbonitori che cercano di fare trucchi. Quello che il CICAP non dovrebbe toccare, e non dovrebbe toccarlo perché la scienza ci sta lavorando, è la capacità di trasformazione soggettiva. In questo il CICAP non c'è mai, a parte quelli che fanno finta di essere il CICAP, in realtà sono poliziotti cattolici. Per cui noi quello che ci interessa è la costruzione di una religione. Sì, ma io volevo dire questo, no? D'accordo, tu sei d'accordo.
d'accordo con il CICAP così, però io volevo dire come si fa a misurare la premonizione quando uno ha, prevede qualcosa. Non si può misurare. Allora perché Piero Angela dice no, non è vero, oppure tutti gli altri, anche c'era anche il professor Vacca che diceva no, sì, non è vero, questo non è ammissibile. Allora, perché le persone, quando tu devi riprodurre un fenomeno di laboratorio, non è vero o meno se succede a una persona, ma è vero soltanto se è riproducibile a tutte le persone. E quando c'è la... loro possono dire tutto il contrario di tutto. Come è ovvio. Allora, perché quando... io ho già letto, per esempio, Morris dell'Università di Parapsicologia, no? Che è l'unica università di parapsicologia che ha Edimburgo, mi sembra Strasburgo, adesso non so più questo sotto il naso. Bene, lui praticamente ha scartato tutti gli effetti, tipo piegare i cucchiai, telecinesi, ricostruzione di pezzi, i trucchi li ha trovati tutti quanti. Quello che lui non può contestare e che stanno lavorando, poi sono tre cose reali, e le prove lo dimostrano, sono le esperienze NDE, sono l'OBE, cioè l'espressione del corpo luminoso, che saltuariamente avviene e ne ha preso atto. Ad ogni modo volevo dirti, adesso metto giù, però... Sì. Piero Angela ha un po' monopolizzato tutto, perché abbiamo, c'è lui, c'è il fratello e quello, e c'è il figlio, sì. Quello che dice lui deve essere legge, e questo mi fa rabbia perché nessuno l'ha contestato, hai capito? Questo sì, mi fa totalmente rabbia, perché è anni che lui va avanti così, però nessuno l'ha contestato. Ti saluto, ti ringrazio. Grazie a te, ciao. Il problema è che non si può contestare, cioè se ho una persona cieca fin dalla nascita, io difficilmente riesco a raccontargli la forma del sole o che cos'è il sole, se non per gli effetti che lui percepisce. Nelle espressioni di alterazione della percezione sono dei percorsi soggettivi, sono dei percorsi di trasformazione soggettivi che vanno avanti per me, per esempio, per 20 anni. Per cui chiaramente deve lavorare 20 anni per arrivare. Pronto? Ciao, sono Luca da Vicenza. Ciao. Volevo capire cos'è il corpo luminoso. Il corpo luminoso è il demonio che costruisci, cioè è praticamente la tua energia vitale che compatti. Che compatto? Sì. E se ho capito bene, chi si inginocchia davanti a Dio non sviluppa questo corpo luminoso? No, perché rinuncia all'esercizio della sua responsabilità, cioè a prendersi nella propria mano la responsabilità e della sua vita. E cosa succede quindi? Muore per sempre? No, non è che muore. Allora, quando muore, muore per sempre, cioè nel senso che si dissolve, non resta più niente. Questo è poco ma sicuro. E il fatto è che ogni volta che tu prendi in mano la responsabilità della tua vita, prendi in mano, guardi il mondo, affronti la vita, metti in essere praticamente delle concentrazioni di te stesso, cioè concentri tutto te stesso per risolvere i problemi. Quella attività, quella compattazione, la forza, la strategia, l'impegno, come tu ti trasformi nel fare questo, non fa altro che amalgamare il tuo corpo. Cioè noi abbiamo un corpo di energia, no? Cioè abbiamo praticamente un'energia che ci fa muovere, però praticamente ci fa muovere solo fisicamente. La nostra decisione, la nostra volontà soggettiva non fa altro che amalgamarla. E all'atto della morte del corpo fisico, se è compatta abbastanza, resta compatta. Se non è compatta, si scioglie. Cioè è un aborto praticamente. È la fine. Esatto. È un po', diciamo, siamo un po' tra l'incudine e il martello. Se da una parte ci dicono se non ci inginocchiamo davanti a Dio, è la fine lo stesso. Esatto. Di qua è la fine lo stesso. Sì. No, ma tieni presente che davanti a Dio loro ti promettono comunque una vita oltre la morte, magari con la punizione, con l'inferno o con qualcosa. Cioè tu comunque vivi dopo la morte, soltanto che te la fanno pagare per l'eternità. Cioè se tu fai del male la paghi per l'eternità. Invece si dissolve, cioè semplicemente attorno al circolo. È più vero i testimoni di Geova, quindi. No, assolutamente. Anche per loro, se uno non merita, diciamo, la vita dopo la morte, si dissolve, basta. Vabbè, questo non ho mai parlato con i testimoni di Geova di questo, veramente. Comunque, in ogni caso, la vita è un processo di costruzione di se stessi, come in pancia della madre. In pancia il periodo fetale è un periodo in cui il feto costruisce se stesso. Dopodiché muore il feto e nasce il bambino. Ecco, posso farti un'ultima domanda? Sì. Non ho capito che cosa determina l'evoluzione degli esseri viventi, se la natura, quindi la selezione naturale, come dice Piero Angela, oppure qualcos'altro, sembra quasi che decidano le cellule come, se ho capito bene. Sì. Il senso del discorso di prima. No, praticamente la selezione naturale interviene, come interviene qualunque fenomeno che noi percepiamo. Cioè, noi...
il processo di costruzione di una persona è per adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontra, cioè a seconda del mondo che io incontro io cerco di adattarmi e di svilupparmi al meglio, d'accordo questo? Sì. Nel far questo io esercito la mia volontà, cioè scelgo, faccio, brigo, mi costruisco, armeggio, eccetera, no? E questa mia volontà che interviene sia amalgamare il mio corpo luminoso va anche a variare quella che è la costruzione del mio DNA. E questa è la faccia di Piero Angela e tutto il resto. Cioè ogni genitore, nella misura in cui si costruisce, ha la possibilità di trasferire al figlio volontà, determinazione, flussi di energia vitale con cui lui sta lavorando in quel momento. Ah, ho capito, da padre a figlio quindi. Si può anche arrivare da padre a figlio. E se uno invece si mette in ginocchio, naturalmente passa quello. C'è un altro però discorso da fare, che se il figlio ha un padre che si costruisce continuamente e cerca di imitare il padre o la madre che si costruiscono, se il padre e la madre gli insegnano a mettersi in ginocchio, impara a mettersi in ginocchio. A quanto sembra si sono salvati quelli fino adesso? E chi? Quelli che si sono messi in ginocchio sono arrivati a essere la maggioranza. Mi arrendo. È naturale, forte. Sì, davanti a questo mi arrendo, no? In effetti gli altri l'hanno pagata molto. Allora, io ti ringrazio di tutte le chiarimenti che mi hai dato, ti volevo solo chiedere una cosa, i pagani hanno ucciso Socrate, perché diceva che non era sicuro dell'esistenza degli dèi. E questo non io starei un po' attento, cioè com'è che si chiamavano quelli che hanno ucciso Socrate? Com'è che li hai chiamati? Erano politeisti, pagani comunque. Ma un momento, loro come chiamavano loro stessi? No, come si chiamavano? Loro stessi. Non lo so, dimmi. Questo è un problema, vero? Cioè non sappiamo neanche il nome come le altre religioni chiamavano loro stesse. Usiamo un termine pagano che non ha nessun significato, se non che io lo prendo in mano. Comunque credevano in più dei. Socrate non ha detto che non esistevano questi dei, ha detto che non era sicuro delle... e quindi si è preso da impietà verso gli dei ed è stato ucciso. Sì, come sì, fosse si stato è preso, qualsiasi tribunale. Si è preso, ma indubbiamente questo, nessuno lo mette assolutamente in dubbio. Come non metto in dubbio tante altre cose che c'erano nel paganesimo, infatti il paganesimo costruisce continuamente, cioè una variazione continua, non è una verità, è un percorso di libertà. E comunque c'è parecchia robetta da dire anche sul discorso di Socrate. Hanno e di quello che è successo. No, assolutamente. Uccidere chi pensa è sempre sbagliato, in ogni caso. Che dubitava almeno. No, ma non è importante che lui dubitasse o non dubitasse. E secondo me c'erano delle contraddizioni sociali che sono sfociate in quei termini. Ma è stato un non po'. È assolutamente... Anche perché non è una pratica. Cioè nel senso che un conto è averla con Socrate che rompe le palle. E un conto è che ci siano una legge sistematica dove tutti quelli che affermano quello vengono ammazzati. Sì, era più Atene che aveva quel modo di fare. Ma più che altro è stata applicata solo contro Socrate e qualcun altro che è stato allontanato, ma più per questioni politiche che non, cioè nascoste sotto termini religiosi che non per termini religiosi veri e propri. Scusa, e tutti i sacrifici umani fatti dai pagani a... Quali? Beh, insomma, ne parla anche l'Ifigenia in Taurite che parla della... del sangue umano sparso in onore del roba, di Zeus. E tutti quelli che vengono ammazzati negli Stati Uniti non sono sacrifici umani. Ho capito, però insomma. Non ti sembra un po' esagerato? Quando tu ammazzi qualcuno, cioè tu in senso lato naturalmente, cioè nel senso che va bene, quando qualcuno ammazza qualcuno fa o non fa un sacrificio umano? Cioè, cos'è un sacrificio? Oggi come oggi, i cristiani sono gli unici a fare sacrifici umani, sono gli unici che battezzano bambini, cioè gli unici insieme agli altri, cioè praticamente sacrificano il bambino al Dio, non è un sacrificio umano, non lo sgozzano, però lo sacrificano al Dio. Non sto facendo una distinzione tra pagani e... Io vorrei che si stesse un po' attenti su queste cose, cioè nel senso che... Per esempio i fenici furono accusati di fare sacrifici di bambini a Baal, dopo si è scoperto che non era vero, erano solo voci messe in giro. Questo non significa che non avessero ammazzato delle persone e fatto quello che hanno fatto. Ma in onore di qualche dio, insomma? No, ci starei un po' attento, sai, perché i romani hanno messo in giro, per esempio, che sacrificavano i bambini a Baal, i cartaginesi, dopo si è scoperto che era invece un cimitero di bambini che morivano infantili. Anche gli ebrei prendevano. Sì, anche gli ebrei ammazzavano i bambini, bevevano sangue. Cioè, ci starei un po' attento. Ci starei un po' attento. Allora, i sacrifici umani sono esistiti in era pagana oppure no?
ma non è mai esistita un'era pagana. Cioè il termine pagano è un termine con cui i cristiani vanno ad insultare quelli dei paesi. Per cui non esiste mai esistita un'era pagana. Io sono pagano, io costruisco il pensiero pagano perché io cosa significa fare sacrifici umani? Ammetteresti a qualche dio, un essere umano, una capra o un qualcosa? Beh, per ammazzare un essere umano potrei ammazzarlo tranquillamente, non ho problemi. Quando mangio degli animali, questi vengono uccisi. Poi lo faccio io, lo fa il becchiere, non è che sia molto importante. Però questa è una cosa abbastanza irrilevante. Cioè, mi sembra che stiamo aggrappandoci un po' sugli specchi, no? Cioè, o ci si affronta col pensiero o ci si affronta con altre cose. Ricordo solo questo, in questo momento chi pratica sacrifici umani sono solo i cristiani. Non è che è un dato di fatto, cioè non è che andiamo a dire o fare, è un dato di fatto, perché i cristiani hanno bisogno di imporre il loro credo ai bambini, noi invece parliamo agli adulti. Per cui vedi un po', insomma. Sì, capisco. Pensare che i cristiani non potrebbero neanche giudicare i pagani, no? Come dice San Paolo, chi non può giudicare i pagani, li giudicherà Dio, pensate. Non mi interessa, non mi interessa assolutamente quello che tu chiami San Paolo, non mi frega assolutamente niente. Io lo chiamo come c'è scritto, sì, sì, beh, anche prego. Manzoni o sì, Dante. Sì, sì, va bene. Io ti ringrazio comunque. Grazie a te comunque, ciao. No, ma sto giochino qua di voler dare i sacrifici umani a qualcun altro perché i pagani facessero sacrifici. Tenetevi conto questo, il fatto del sacrificio umano è sempre stata una cosa giocata semplicemente per sputtanare le persone. Questo non significa che non venivano ammazzate delle persone, ma la pratica del sacrificio umano in realtà o non è mai esistita, oppure chi veniva ammazzato in realtà erano prigionieri, erano le spoglie che venivano donate al coso, che venivano donate alla divinità. Ma le spoglie donate alla divinità era come se io venissero presi prigionieri di una città e giustiziati. Cioè la stessa cosa, non c'è un imperativo del Dio, cioè non è Dio che dice ammazzate le persone. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Io sono la vecchia nonna. Forse ho parlato già un'altra volta. Sì, sì, sì. Ad ogni modo, la zona dove abito, l'ho già detto, è zona cimiteri. Cimitero proprio pagano, perché anche la parrocchia mia, insomma, c'è l'altar maggiore, che solamente poi è stato aggiunto, ma in origine era cappella pagana. Insomma, vi ho già raccontato che un giorno facevano dei scavi lungo la strada e fra la mia casa è fatta così, insomma, davanti a un giardinetto e ho dei scalini per scendere proprio sulla strada. Allora, scavando, un bel momento, hanno fermato tutti i lavori perché hanno trovato un sarcofago proprio attaccato al scalino di casa mia. Insomma, hanno cercato, mi hanno avvertito subito di non fare i rumori perché avevano paura che spostandolo fosse andato, insomma, in polvere perché era anziano, era vecchio, no? Insomma, io non so, io sono cattolica, cristiana, sono battezzata, insomma, io, però le religioni, le storie delle religioni mi piacciono. Insomma, io le dico questo, che finché avevo quel guardiano pagano lì davanti allo scalino, in casa mia andava tutto bene. Tolto quel guardiano lì, hanno cominciato a venire fuori le rogne. Insomma, mi ha dispiaciuto tanto, tanto, quando l'hanno portato via. Ad ogni modo, l'hanno portato al museo, ma io non ho avuto mai coraggio di andare a vedere. No, perché lì ero grata in certo qual modo, e poi faceva la guardia davanti alla casa mia, gratis, poveretto, ecco. Va bene. Io, no, a me mi sono sempre piaciute le storie delle religioni, ti ho già detto che... Sì, 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 ti ho già sentita, sì, tante volte. Insomma, sono qui che vi ascolto. Grazie. Insomma, come vi dico io... Sono, insomma, non sono bigotta, non sono bigotta, però il mio battesimo, insomma, ho piacere di portarmelo
ma va bene. Vi ascolto. D'accordo. E vi ringrazio perché fate dei studi profondi e molto molto utili anche. Va bene. Buonasera. Ciao ciao. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, io vorrei dirle una cosa intanto. Allora, innanzitutto lei deve smettere di dire cazzate di Ocan. Perché faccio il culo, ha capito? Egregio, signore, le minacce non hanno senso. Pronto? Vedi che ti intrigano i sacrifici umani, no? Dei link. Allora, Fioi Bey, ricordatevi che ho visto. Gli unici che fanno sacrifici umani sono i cristiani. Dopodiché, che la vita sia fatta di guerre, di lotte e di qualcosa, la vita è sempre stata fatta di guerre, di lotte e di qualcosa, ma la capacità di costruire la vita è avvenuta soltanto all'interno del paganesimo. I cristiani hanno fatto centinaia e centinaia di milioni di morti, centinaia e milioni di morti per ordine del loro Dio e del loro pazzo profeta. Pronto? E del loro pazzo profeta. Questi vigliacchi hanno distrutto e saccheggiato l'intera vita. Per cui questi qua non hanno assolutamente niente da dire agli altri. Devono andare da loro stessi, devono andare dal loro padrone, devono andare dal loro Dio e devono dire al loro Dio: ti te gasmoi, de rompe le scatole alle persone. Questo devono fare i cristiani. Non posso rinfacciare agli altri, non si possono nascondere. Nascondersi è un atto di assoluta vigliaccheria, significa non riconoscere. Il fatto che Wojtyla chiede scusa, Wojtyla deve vergognarsi, Wojtyla deve pagare i danni che la sua religione ha fatto agli esseri umani. Tutti deve pagare, ogni singolo bambino che ha messo in ginocchio, perché questo è illegale, è contro le nostre leggi, è contro la nostra Costituzione. E i delitti contro l'umanità, ricordatevi signori, non cadono mai in prescrizione. È chiaro questo. I delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. E le minacce non servono. Le minacce sono solo di persone che hanno la disperazione di aver distrutto la loro vita. Non hanno una dottrina, non hanno una condizione umana, non hanno una condizione sociale. Pronto? Non hanno una condizione sociale, non hanno assolutamente niente. Il fatto che i cristiani sputtanassero le persone, dicendo ma tanto chiese pagane, e noi accettiamo quella sfida, noi riprendiamo in mano il paganesimo. Noi siamo i pagani che vanno a costruire la vita. E col nostro pensiero, col pensiero della vita, i cristiani non sono in grado di rapportarsi, perché i cristiani stanno perdendo la loro occasione di vita. Bene, io vi saluto qui. Sì? E io vi saluto, vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci per giovedì prossimo.